sono Pavan Antonio, il presidente della Pavan Free Bike, una società di bicicletta mountain bike, e oggi ci troviamo all'interno del parco di Monza per la presentazione dell'anno 2014, presentiamo le biciclette, gli atleti e i ragazzini della scuola. La possibilità di questa riunione sta nel fatto che ognuno dei nostri responsabili del settore spiegheranno i vari programmi per il 2014. Abbiamo una collaborazione con le biciclette Quota, che l'amico Maurizio Canzi quest'anno ci ha dato fiducia, e noi pensiamo e speriamo di portargliele spesso sul podio. Abbiamo anche delle novità sui bambini, che cerchiamo quest'anno di avere una maggiore aggressività, e quindi la possibilità che questi ragazzi possano anche loro calcare il podio, mentre l'anno scorso, che era il primo anno, hanno avuto un momento un pochino più di insegnamento, e quest'anno speriamo che poi nelle gare si possa ottenere un risultato maggiore. Poi abbiamo tre atleti nuovi che sono un po' la nostra punta di diamante, e saranno quelli che utilizzeranno le nuove biciclette, e quindi abbiamo delle grandi speranze, tanto è che domenica scorsa il primo che ha partecipato a una gara è già andato sul podio, e quindi Valsecchi ci ha già graziato con questa sua presenza sul podio. Allora, Maurizio Canzi, amministratore di Quota. Quota è l'azienda che supporta il team Pavan Bicimania con i mezzi tecnici. La nostra azienda è collocata qui a Villa Santa, è la sede mondiale di tutta la struttura, perché è un marchio, siamo oramai un marchio internazionale che è nato nel 2002, ed è con un certo orgoglio che possiamo dichiarare il fatto che la sede mondiale è stata fondata non più tardi di circa un anno fa, proprio in quel di Villa Santa. Ci è piaciuto subito il progetto che ci è stato presentato dal team manager, e da lì è partita la collaborazione, che ci auguriamo che possa durare per parecchi anni. Eccoci, buon pomeriggio a tutti, benvenuti qui a Cascina Costa Alta, all'interno del Parco di Monza, dove oggi presenteremo la squadra della Pavan Free Bike per quanto riguarda la stagione 2014. Naturalmente vedo qui presenti i giovanissimi, la speranza e il futuro della squadra, che ci daranno, credo, tante soddisfazioni, anche perché volevo aprire una parentesi: ogni tanto esco con loro in allenamento e mi danno del filo da torcere, quindi i complimenti anche a Fabrizio e a tutti i responsabili dei bambini. Quindi iniziamo subito dando la parola al presidente Antonio Pavan. Grazie di essere intervenuti. Io ringrazio tutti coloro che, delle autorità che si sono disturbate a venirci a trovare oggi, perché abbiamo in senno nel 2014 grandi cose che stiamo facendo. Adesso... Eccoli, i nuovi atleti, Roberto Panzeri ha riconfermato, poi abbiamo Matteo e Cristian Boffelli, questi gli Elite Sport di punta della Pavan Free Bike per l'anno 2014. Allora, parto con quello che, se mi permettete, conosco meglio, Roberto. Sono stata una tua grande ammiratrice lo scorso anno, spero di poterti seguire ancora anche quest'anno, impegni di lavoro permettendo. Ho letto tra le varie curiosità, anche perché mi incuriosivano le bici Quota, so che hanno sempre seguito la strada, ma adesso hanno fatto 5 nuovi modelli addirittura per quanto riguarda il settore mountain bike, e so che tu hai scelto una 27,5. Ci puoi dire perché? Prima di tutto, come scusa, perché se due compagni nuovi mi battono almeno dico io la 27,5. No, sinceramente, perché l'anno scorso ho voluto provare la 29, e io dico che tutte le bici sono belle, dalla 26 alla 29,
Poi ho provato anche l'anno scorso una 27 e mezzo, sono andato bene in una gara, forse per la 27 e mezzo, forse perché stavo bene, ho detto sono anche basso, la 27 e mezzo mi dona di più. E quindi ho detto proviamo questa, dai. Perfetto, bravissimo Roberto, auguri e complimenti. Bene. Anche a Matteo, che sappiamo quindi provenire anche da abbastanza vicino perché sei di Lecco. Cosa pensi di fare quest'anno? Quali sono i tuoi programmi? Ah, quest'anno seguo Coppa Lombardia, mi dedico più al marathon, poi italiano cross country, italiano marathon e gare, un po' le gare più importanti in Lombardia. Voglio riconfermare quanto ho fatto l'anno scorso e migliorare, bisogna sempre migliorare. Ecco, le gare marathon sono veramente delle gare difficili anche perché ci vuole del fondo, quindi di solito sono gare dedicate a chi ha una certa età, diciamo. Però in questi ultimi anni ho visto dei ragazzi giovani come te avere dei grossi risultati e quindi la tua preparazione penso che sia già a buon punto, no? Sì, con la preparazione sono a buon punto. L'anno scorso ho provato a fare qualche marathon e ho visto che vado più forte a fare marathon anche cross country, allora provare il marathon non fa male anche quest'anno. A Christian, anche te che ho visto nella scorsa stagione, mi hai sopportato, qualche volta hai sopportato la mia voce, volevo sapere, tu invece la 29 pollici già usata oppure è la tua prima esperienza con la 29? No, l'ho usata l'anno scorso, la prima volta, mi sono trovato benissimo anche con la mia statura così, quindi ho deciso ancora di usare quest'anno 29. Ecco, so che hai avuto dei bellissimi risultati per la scorsa stagione, e la preparazione penso che stia andando bene, e quali sono le tue prospettive qui alla Palantir Bike? Ma il primo anno sono qui un po' per imparare, diciamo, però come obiettivo ho partecipare al circuito Rodie Cup, anche l'italiano cross country, magari un pensierino a quello marathon per provare. Bene, grazie. Sì, niente di particolare, abbiamo iniziato questa avventura con i ragazzini un anno e mezzo fa circa, non pensavamo di arrivare a certi risultati, diciamo, ma non risultati proprio di gare eccetera, ma col gruppo e l'impegno che ci stanno mettendo. L'anno scorso abbiamo fatto 4 garettine, ci siamo divertiti e i ragazzi iniziano a stare assieme, e quest'anno invece abbiamo un obiettivo un pochino più grande, faremo una decina di gare su 2 circuiti. Loro già sono contenti, stiamo iniziando anche con altri 4-5 ragazzini nuovi a fare la scuola, speriamo che la cosa possa continuare perché poi vogliamo avere un gruppo continuo dai giovanissimi, esordienti e allievi, che ne abbiamo soltanto 2 o 3 quest'anno, però... Allora Stefano, Pietro, dai! Raffaele, Andy, Liam, Jacopo, Lara, Alberto, Marco. Sì, sì, vai, 2 parole perché ti vedo sempre molto indaffarato con questi bambini e volevo sapere se è la tua prima esperienza da maestro con i bambini oppure se hai già avuto questa esperienza lo scorso anno che io non ero ancora tra di voi. È già da 2 anni ormai che li portiamo avanti. Applauso per questi bambini.